Vince e convince lo Sporting, che fa un sol boccone del settimo. Finisce 7-2 per i tigrotti di Giovanni Ketting, che ottengono così il quarto successo consecutivo e si mantengono in scia alla capolista pro settimo. La partita si sblocca al quinto, quando Massaro raccoglie una corta respinta della difesa locale su cross di Manasiev. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per i padroni di casa, perché passano 60 secondi ed il numero 9 dello Sporting raddoppia, finalizzando al volo di sinistro, al limite dell'area piccola, una splendida combinazione Baldi-Bustreo. Al 14esimo le violette accorciano le distanze con un rigore di dispensa per uno strattonamento di Lazzari su Barbati. Dal dischetto il centrocampista di casa non lascia scampo a Boari. La squadra di Chieti ristabilisce le distanze prima della chiusura del primo tempo. Va in gol per due volte Ravasi. La prima al minuto numero 22 su cross di Manasiev, la seconda su assist di Baldi al 27esimo. C'è spazio poi anche per il gol annullato a Massaro al 37esimo. Nella ripresa il punteggio si arrotonda ulteriormente. A 6 minuti è Baldi a segnare, su palla filtrante di Pigoni, protagonista di un'ottima partita. Il settimo segna la seconda rete al decimo, quando Padoan approfitta di un'incomprensione tra Tosse e Lazzari. Il tennistico 6-2 arriva ancora con Baldi, che è protagonista della consueta pennellata d'autore da fermo. La sfera, calciata dal numero 10 gialloblu, finisce nell'angolino basso. A fissare il definitivo 7-2 Manasiev al 90esimo con un tiro da fuori e area che va ad incrociare sul secondo palo.